La scuola contro la mafia, incontro col giornalista Salvo Palazzolo. Una performance artistica dell'attrice Deborah Lentini e del chitarrista Marcello Cappellani ha fatto da prologo all'incontro con il giornalista Salvo Palazzolo nell'ambito del progetto sulla legalità a scuola di Corto dell'assessorato alle politiche educative del comune. L'esibizione è stata dedicata a Felicia Impastato, la madre di Peppino ucciso dalla mafia a Cinisi il 9 maggio del 1978. L'appuntamento stamane al liceo scientifico Luigi Einaudi, titolo dell'incontro, Le vittime sconosciute della mafia, e con Salvo Palazzolo, cronista di punto del quotidiano La Repubblica, specializzato nelle vicende che riguardano Cosa Nostra, sono intervenuti il magistrato Antonio Nicastro, sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catania, e la dirigente scolastica Valentina Grande, che ha parlato dell'importanza della conoscenza per combattere la mafia. Il pubblico, formato dagli studenti delle 9 scuole superiori che stanno partecipando al progetto, che è rivolto anche agli istituti comprensivi, lo sbocco finale è la realizzazione di 15 cortometraggi dedicati alla legalità, partendo proprio dal tema delle vittime sconosciute della mafia. I lavori saranno presentati il 30 aprile in coincidenza con la giornata regionale del ricordo della legalità e del forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata. Raccontare è fondamentale, perché c'è una mafia che cambia. Dopo la morte di Rina stanno accadendo cose importanti in Sicilia, i mafiosi da Palermo a Trapani, a Catania, a Siracusa si riuniscono. Che cosa stanno facendo? Quali affari ci sono in campo? Nella zona di Siracusa per esempio abbiamo segnali di mafiosi che da Trapani si spostano in questa zona. Quali business ci sono? Il vero tema è quello dei patrimoni. Ci sono ancora patrimoni che non sono stati scoperti. Cosa fanno nella provincia di Siracusa e Ragusa mafiosi legati a Totò Riina? Si rifanno una verginità, magari fanno delle aziende. Allora io credo che questa giornata di oggi è importantissima, perché gli studenti stanno mandando un messaggio: vogliamo capire, è morta, sì, è finita la mafia di Totò Riina, i mafiosi delle stragi non ci sono più, oggi la mafia vuole fare affari. Ma questi studenti stanno dicendo, e tutti noi diciamo, che non c'è posto per quella mafia, e dobbiamo stare accanto ai magistrati che stanno cercando di capire cos'è il fenomeno mafia oggi. Messica Denaro rappresenta una mafia 2.0. Messica Denaro non chiede il pizzo, ma dà soldi agli imprenditori per investire, e probabilmente ha investito anche in queste zone. Allora, perché un uomo non si riesce ad arrestare, pensate, dal 93? Io non credo che sia più bravo dei magistrati, dei poliziotti che lo cercano. Messica Denaro gode di complicità, forse complicità che sono anche da queste parti. Allora dobbiamo tutti chiedere verità, perché è anche la verità sulle stragi. Non dobbiamo dimenticare che Messica Denaro è l'uomo che conosce il segreto delle stragi e di quel dialogo fra Stato e mafia su cui ancora molto non sappiamo. Raccontare la mafia a questi ragazzi è fondamentale, perché loro danno tutto per acquisito, tutto per scontato. Loro immaginano che la lotta alla mafia sia un dato ormai consolidato e non sanno quello che si è vissuto, quello che si è passato negli anni 80 e 90, quando parlare di mafia era difficile. E quindi oggi parlavamo per esempio della signora Schifani, della signora Costa, che ha vissuto questo momento drammatico. Lei è stata la prima a risvegliare le nostre coscienze con: io vi perdono, però inginocchiatevi. E io vorrei che il messaggio che oggi posso passare è quello di andare su Google, andare a vedere quei momenti, andare a vedere la tensione di quei momenti, l'emozione di quei momenti, per rivivere queste cose. Questi ragazzi si devono capire che nulla è scontato, che se oggi, se si sono raggiunti oggi certi risultati, non bisogna arretrare di un millimetro, bisogna raccontare, parlare. Oggi il dottore Palazzolo ci ha dato una grande lezione di giornalismo: come si fa, come si balla, come si alimenta la curiosità. Ecco, io vorrei che questi ragazzi da queste parole traessero linfa per la loro curiosità. Speriamo che il messaggio passi. Oggi c'erano 200 ragazzi, se 10 recepiscono le nostre parole è già un grossissimo successo. Oggi la mafia non ammazza i magistrati, oggi la mafia delegittima i magistrati, lo stiamo vedendo ad altissimi livelli quello che sta accadendo al dottore Gratteri, lo stiamo vedendo anche nelle nostre zone, ormai si delegittima, si calunnia, si infamia, cercando di arrecare discredito e cercando di isolare. Fortunatamente la reazione della società civile spesso è molto più forte della società A civile.